Ciao a tutti ragazzi da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video. Tra Reggina e Frosinone finisce 0-0 la sfida del Granillo. Una partita non semplice per come si è sviluppata, che poteva finire anche diversamente per entrambe le squadre. E quindi tutto sommato un punto che va bene, però adesso bisogna cominciare a vincere in casa. Già dalla partita con Cittadella bisogna dimostrare che questa squadra è in grado di stare in quelle posizioni più alte. Ha dimostrato di avere un gioco per stare in quelle posizioni più alte. Ora però bisogna fare sul serio e mettere in cascina quei 3 punti che ci servono casalinghi. Un Frosinone che non ha gestito la partita come le altre volte, ha sofferto un po' di più stavolta l'avversario. Regina che è andata vicino al gol in più occasioni, Frosinone che ha avuto le sue, però appunto si sono equilibrate nell'arco della tutta la partita le due squadre, quindi è mancato, ecco, solo da una parte e dall'altra il guizzo finale. Nella Regina, per esempio, molto bene Rivas, che con la sua velocità ha creato un po' di scompiglio nella nostra retroguardia, anche se l'abbiamo controllato un po' abbastanza bene, insomma, la fase offensiva dei calabresi. Dall'altro lato, per noi più pericolosi, ecco, Zerbin, che ha fatto un'ottima partita, è tornato dopo le prime due partite in cui aveva giocato molto bene, aveva avuto un calo nelle altre sfide, poi ecco si è ripreso con la Regina. Garridano ha avuto quell'occasione in contropiede, forse non è riuscito a dare la giusta spinta al tiro al momento della conclusione, però ci sta. Ricci, che pennella quei lanci lunghi alla perfezione per i compagni. Poi si è sentita anche un po' l'assenza di Canotto, che creava scompiglio nelle altre partite. Ciano impalpabile, poi come al solito non ha azzeccato un calcio d'angolo, quindi tanto vale non batterli a quel punto se li devi tirare Ciano, però vabbè. Nella ripresa si è rivisto Novakovic dopo le assenze delle prime giornate. Speriamo, ecco, che prenda il posto lui e riprenda la condizione soprattutto. È entrato anche Lulic, che ha avuto un'occasione ghiottissima davanti alla porta, non ci è arrivato però con il piede, era in contrasto con l'avversario. E però non ci è arrivato nessuno dei due, proprio vicino alla linea di porta. Quindi un Frosinone che non ha fatto abbastanza per poterla vincere, ha rischiato un paio o 3 occasioni, forse sul finale. Cortinovis, se non mi ricordo male, tira dal limite e Ravaglia si fa riscattare dopo l'uscita malamente contro il Brescia, e para stavolta sul finale un'occasione ghiottissima della Regina. Quindi ripeto, nella sostanza lo 0-0 ci sta tutto. Ecco, mi auguro solo che dalla prossima partita col Cittadella si ritrovi un po' quella convinzione che ci serve in casa, perché a volte, anche quando poi non riesci a vincerla, è capace che ti demoralizzi e te la porti dietro per chissà quante partite. Invece, trovare quel guizzo, ecco, per portarla a casa, in casa, sarebbe l'ideale. Mi auguro, ecco, che col Cittadella possa essere la partita giusta, anche se comunque in Cittadella, come ogni anno, poi dà problemi a tutti, insomma. Nonostante abbia cambiato allenatore,
che però tra l'altro erano staff, credo, di Venturato o nello staff o nella Primavera. Per questo video è tutto. Quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace, vi lascio in descrizione la pagina Facebook La Dana degli Uomini Giallazzurri. Ci vediamo dopo il video, dopo la partita col Cittadella. E forza Frosinone. Ciao.